Radio Radicale, siamo con il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea, Giulio Terzi, per parlare della conferenza stampa di oggi su Iran e Hezbollah, che precede un convegno che terrete domani. Allora, ci spiega qual è la pericolosità di Hezbollah oggi in Iran e di come si sta espandendo anche il ruolo militare di Hezbollah nel resto del Medio Oriente, anche purtroppo lo stiamo vedendo in Israele e nel sud del Libano, al netto delle condizioni di salute di Nasrallah. Ma io ritengo che sia un'iniziativa di grande importanza questa che la Sala Nassirya del Senato ospita, grazie all'invito di alcuni senatori, alcuni colleghi, l'associazione Israele Savona di amicizia di Israele da parecchio tempo segue in particolare la questione di Hezbollah, come elemento, come fenomeno devastante, non soltanto per la sicurezza regionale, ma anche per la sicurezza globale, per la sicurezza dei nostri paesi. E vorrei essere molto, molto semplice e molto chiaro su questo. Hezbollah è il braccio armato da sempre armato e politico, ma non c'è nessuna distinzione fra l'ala politica e l'ala militare di Hezbollah. Lo stesso Sheikh Nasrallah, il capo di Hezbollah, e i suoi più diretti collaboratori hanno sempre spiegato, anzi si offendono quando qualcuno opera per comodità, come molti in Europa hanno sempre fatto, e tante voci in Occidente, soprattutto dell'Occidente cosiddetto progressista, sostengono che bisogna continuare a parlare con Hezbollah perché sono una forza politica, quindi non devono essere sanzionati, oggetto di sanzioni da parte dell'Europa o da parte delle Nazioni Unite, perché si distingue questa, si fa questa finzione della distinzione dell'ala politica da quella militare, ma è una finzione che gli stessi dirigenti di Hezbollah ritengono offensiva, quindi non ha nessun motivo di essere fatto. Hezbollah è una forza, una grande forza militare con una missione terroristica che opera in Medio Oriente, che vuole la distruzione di Israele, che risponde direttamente ed è collegata, dipende per finanziamenti, personale, armi, strategie, comandi, dipende interamente dall'Iran, collegata al corpo IRGC, al corpo dei Pasdaran iraniani. E da quando, diciamoci le cose così come stanno, veramente, da quando si è aperto questo terribile conflitto contro l'Ucraina e quindi un conflitto contro l'Europa, l'Iran è diventato parte dell'aggressione russa contro l'Europa, per un semplice motivo, che non solo fornisce armi molto avanzate e sofisticate come missili a lunga gittata, come droni, come munizionamento alle forze russe che ne hanno disperato bisogno, ma fornisce uomini, fornisce militari, paramilitari, dei disperati che vengono reclutati in Afghanistan, in Yemen, che vengono reclutati in Siria, in Medio Oriente e che sono portati a combattere contro le forze ucraine che difendono il loro paese. Quindi l'Iran e Hezbollah sono lo stesso identico sistema che per anni è vissuto minacciando Israele ed ora appartiene a una grande offensiva aggressiva militare russa che dobbiamo chiamare Certo. russo-iraniano. Cosa sta facendo in Iran e Hezbollah? In Iran Hezbollah è una forza oramai integrata nel sistema militare paramilitare di intelligence in Iran. In Libano è sempre stata radicata nel controllo del sud del Libano, condiziona regolarmente ogni governo, soprattutto condiziona il È Parlamento. stabile come ruolo politico nella striscia di Gaza? Ha un'influenza sicura nella striscia di Gaza, opera così come Hamas, Secondo come lei ha Jihad Islamico. sopravanzato un po' l'ANP? Hamas sicuramente ha un peso determinante anche oramai nei territori, nella West Bank, non soltanto a Gaza, ha un peso che incute timore alla dirigenza dell'autorità palestinese ed è anche uno dei grandi motivi per i quali l'autorità palestinese non riesce a fare elezioni, per cui si è consolidato un presidente ab Certo, immemorabilio. l'ultima domanda. Quali sono i paesi che ancora non hanno messo nella blacklist questa organizzazione criminale?
Ma purtroppo l'Italia, abbiamo continuato a traccheggiare, non si riesce a smuovere questa cosa, ma dipende moltissimo da un orientamento della politica estera e di sicurezza europea, dall'alto rappresentante Borrell, che ha continuato a vedere sino a ieri e forse ancora oggi l'Iran come un paese col quale bisogna dialogare, fare l'accordo nucleare, fingere che Hezbollah e Hamas non facciano niente. Lei ci aveva provato quando era ministro degli esteri? Io avevo provato a risolvere, a chiarire la questione, che non si poteva accettare che vi fossero delle forze in Medio Oriente che prevedessero, che avessero nei loro atti costitutivi la cancellazione dello Stato di Israele. E su questa cosa, anche quando mi è capitato di andare in Medio Oriente, nei diversi paesi interessati, era stata sempre ben presente nei miei colloqui la necessità del rispetto dei diritti umani, dell'integrità dello Stato. Ho sempre parlato dell'integrità, della difesa dello Stato di Israele, della sua sovranità e volontà di accoglierlo in un sistema di sicurezza, di mantenerlo in un sistema di sicurezza condiviso. Bene, grazie al Presidente Giulio Terzi di Sant'Agata. Grazie.